mobilità permanente, siamo passati per il laboratorio palestra N2 di Iglesia, laboratorio che si propone come spazio cantiere operativo per gli artisti, per creare dialettica linguistica di senso e sul senso dell'arte contemporanea nell'isola attraverso il linguaggio degli stessi artisti residenti e fare di tutto questo dialettica e fabbrica didattica comune nell'interesse del comune, nella fattispecie nell'interesse della comunità di Iglesias. Ma passando e passando per il laboratorio N2, abbiamo incontrato nel laboratorio N2 abbiamo incontrato il progetto Underground Solution, che è un progetto dove l'underground, il sottosuolo, il sommerso viene individuato e focalizzato come soluzione possibile per i creativi, per la creatività ed anche per la comunità. Il progetto Underground Solution, che ha una serie di risultanti vettoriali, di nodi, di focus prodotti, che hanno a monte però dei lunghi processi di gestazione creativa e cooperativa e cooperata. Una delle tante protesi di Underground Solution è questo progetto, che è quello appunto di questo CD firmato da Tess e Surais, due anime storiche dell'hip hop, non solo iglesiente ma anche nazionale. Questo lavoro recupera la loro storia e la ricolloca. Questo lavoro parte dalla loro memoria, che è diventata memoria comune e che a sua volta raccoglie la memoria comune. Per i più distratti, Surais è veramente la storia dell'hip hop nazionale. Surais è colui che insieme a Kilo, con il progetto dei Sarrazza, ha inciso il primo album hip hop in Limba, partendo appunto dal racconto di una ex comunità di minatori, di un'economia mineraria che già era relitto negli anni 90. E questa scomparsa impoveriva la comunità, che oggi è la comunità più povera d'Europa. Tess e Surais, nell'ambito di quella scuola dell'hip hop in Limba Iglesiente, si sono formate una serie di intelligenze creative, tra cui Tess. È un ulteriore passaggio. È un album bilingue, italiano e sardo, ed è un album che oscilla nella sua narrazione dal micro al macrocosmo. È un album dal punto di vista artistico molto ardito, perché nell'ambito dell'Underground Solution si cerca e si cercano delle soluzioni legate alla problematica del reale. E non c'è soluzione legata a problematiche reali che non passi per le reali problematiche individuali ed interiori dell'uomo e dell'umano. Quindi è un album assolutamente da non perdere, perché si tratta di un album della storia, di una storia e di un'evoluzione della storia in sospensione tra le problematiche individuali, comunitarie, sociologiche, antropologiche ed anche, perché no, cosmologiche. Storia della memoria, del passato e del presente, da preservare e da valorizzare. Le fondamenta fondamentali per la valorizzazione di una cultura di senso del contemporaneo inglese. Buon ascolto.